Oggi recensiremo un microfono a condensatore da tavolo RGB di fascia economica. Dopo la sigla, la recensione. Iniziamo dall'unboxing. Allora, ci tengo a precisare, ragazzi, che si tratta di un microfono di fascia economica, come vi ho già detto all'inizio. Quindi non vi aspettate una qualità di un microfono professionale, adatto a chi inizia magari con un suo podcast oppure a streamare. Insomma, è ottimo per iniziare, ma ovviamente quando le cose si fanno serie bisogna utilizzare quelli più professionali. La qualità è abbastanza accettabile, ma io comunque l'ho preso per mio figlio per giocare con i suoi amici. Inoltre, questa è la versione con la base, però esiste anche la versione con il supporto con i tre piedini, che secondo me è più stabile. Troverete comunque il link sotto al video. Comunque costa davvero poco. In questo momento, nel momento in cui registro, costa 25 euro completo di supporto RGB, ha il filtro antipop, insomma è completo. Nella confezione troviamo il cavo USB di tipo C che si collega al microfono e di tipo A, quello classico, che si collega al computer. Facile da utilizzare. Nella parte sottostante troviamo una ghiera che permette di alzare e abbassare il volume. Nella parte superiore troviamo un comodo pulsante che ha doppia funzionalità, sia quella di silenziare, quindi mettere in muto al microfono, ma anche quella di cambiare i colori del microfono. Visto che questo è un microfono a condensatore cardioide, è importante stare a una distanza non superiore ai 20 o 30 cm. Molto carino esteticamente, il filtro antipop e antivibrazioni, inoltre riduce anche i rumori indesiderati. Facile da installare attraverso la compatibilità plug and play di Windows ma anche macOS. L'unica pecca è che l'RGB non è regolabile durante l'uso del microfono. Ammetto che questo microfono mi ha sorpreso, infatti la qualità è più che accettabile. Ovviamente, ripeto, si tratta di un microfono per chi inizia, però mi ha sorpreso. L'unica cosa che cambierei, non prenderei più questo con questo supporto perché non mi piace la stabilità, ma io vi consiglio di prendere quello con i tre piedini che vi ho detto anche prima. E sotto al video trovate il link. Comunque per me è promosso per le caratteristiche che offre a un prezzo più che onesto. Se avete apprezzato questo video non dimenticatevi di iscrivervi, perché molti di voi guardano i video però purtroppo non sono iscritti. Per voi è un piccolo gesto, ma per me è molto importante. Ringrazio chi lo farà. Non mi resta che salutarvi e ci vediamo al prossimo video su YouTube. Ciao a tutti.